Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Come convincere una ragazza ad uscire solo con te? Allora, partiamo da un fatto. Il solo con te, in riferimento al fatto che tu vorresti che lei uscisse solamente con te, tizio X, non è possibile perché una ragazza, e giustamente anche un ragazzo, può uscire con chi cavolo pare a lei o a lui. Quindi non puoi avere l'esclusiva a meno che non siate assieme fidanzati, sposati, conviventi, eccetera, eccetera, che in quel caso si richiede una certa esclusività. Ma all'inizio di una conoscenza non puoi impedire ad altri di uscire con lei. Un po' perché sarebbe impedire la libertà degli altri e un po' perché non puoi impedire la libertà di quella persona di valutare altre possibilità. Non ci sei solo tu. In questo caso vinci, facendo sì che lei faccia tutto quello che vuole, ma dimostrandoti al contempo la persona migliore tra tutte quelle che può vedere, così che lei scelga te. Non puoi impedirle la scelta, perché questo sarebbe un vincere in maniera forzata e che poi non ti dà soddisfazione. Devi essere il migliore che sceglie tra tutti gli altri. Quindi lasciale fare quel che vuole, ci mancherebbe altro, una persona libera può fare quello che vuole, così come tu puoi fare lo stesso all'inizio di una conoscenza. Quando scrivi una ragazza su Tinder, puoi scrivere a qualsiasi altra ragazza, a più ragazze contemporaneamente, e lei fa lo stesso, anzi sicuramente lo fa, e va a scegliere poi il migliore, o quello che la colpisce di più, o eccetera, eccetera. Perché? Perché ha un sacco di possibilità, quindi anche tu non devi essere da meno. Secondo, se mi chiedessi invece, io voglio che lei esca da sola con me perché temi che si porti dietro l'amica, ecco, queste cose sono fanciullesche, sono da giovani. È ovvio che un appuntamento una ragazza deve uscire da sola con te, altrimenti non è un appuntamento, è un'uscita di gruppo, anche se tu uscissi col tuo amico e lei, o lei uscisse con la sua amica e te. Non va bene, dovete essere tu e lei. Come fare questo? L'ho spiegato in un sacco di altri video. L'importante, il succo, è specificare fin da subito, in maniera anche molto diretta, guarda che è un appuntamento, guarda che usciamo io e te, nel senso non ti portare la claque, è un appuntamento. Questo capita quando le persone, in questo caso i ragazzi, hanno troppa paura a dichiarare che è un appuntamento, con l'intento di dire guarda che voglio uscire con te perché sono incuriosito, interessato, ti metto alla prova, bla bla, tutte le varie storie. Quindi se voi non avete il coraggio di dire guarda che è un appuntamento o di farglielo capire, lei penserà che è un'uscita così e quindi se avrete fortuna verrà da sola e in quel caso potrete ancora farle percepire che è un appuntamento, magari se arrivate a un bacio, se invece così non è perché lei l'ha percepito, ma vuole starne fuori perché non si sente bla bla e dice: ma posso portare un'amica? Vengo con un'amica. Ecco, voi cadete perché non volete perdere l'occasione di vederla, però lei si porta l'amica e non è più un appuntamento. Quindi in quel caso bisogna farglielo presente subito, altrimenti declinare l'offerta o rimangiarsi l'offerta e dire: no, perché io voglio uscire con te, non con te e con l'amica. Perciò quando vorrai uscire con me, ne riparleremo. Ma se esci con l'amica, no. È capitato a me? È capitato ad altri, ricapita di solito quando non si è chiari fin da subito, quando la ragazza fa finta di non capire o non capisce. In quel caso va comunque detto in maniera diretta, così che nel caso extreme proprio che capitasse che lei si presenta con un'amica, voi molto educatamente dite: guarda, non erano questi i patti, io volevo vedere te, non te e la tua amica, quindi sai cosa facciamo? Ti saluto e te ne vai. Così non perdi la faccia, fai vedere, non dico chi comanda, ma fai vedere che sei di una parola sola, che non sei da accontentarti delle briciole che lei gentilmente ti lascia e che hai la forza di dire no e di perderla, perché lei in quel momento potrebbe dire: ah, ok, allora non ti voglio sentire più. Bene, chi se ne frega, ciao. E ti assicuro che ci guadagnerai in immagine. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi. Scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.